dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, la penisola italiana si frammentò in una serie di piccoli stati e principati. Questa frammentazione durò fino al XIX secolo, impedendo la formazione di un esercito unitario e forte come quelli di alcune altre nazioni europee. Al contrario, alcune città-stato italiane, come Venezia e Genova, diventarono potenze navali, ma l'enfasi era più sul commercio che sulla conquista. Durante il Rinascimento, gli stati italiani spesso si affidavano ai condottieri, mercenari che offrivano i loro servizi al miglior offerente. Sebbene molti di questi condottieri fossero tattici militari abili e innovativi, la dipendenza da forze mercenarie rendeva gli eserciti italiani intrinsecamente instabili e meno affidabili di eserciti nazionali permanenti. Nel XIX e XX secolo, con l'Unità d'Italia, il paese cercò di costruire un esercito nazionale. Tuttavia, confrontata con potenze europee già consolidate come Francia, Germania e Gran Bretagna, l'Italia aveva difficoltà a competere a livello militare. La performance dell'esercito italiano nelle due guerre mondiali non fu, in generale, alla pari con quella delle principali potenze, e ciò contribuì a forgiare una percezione di inferiorità militare. La cultura italiana, a differenza di quella di alcune altre nazioni, non ha sempre posto l'enfasi sull'orgoglio militare o sul militarismo come parte dell'identità nazionale. La storia italiana è ricca di arte, filosofia, scienza e innovazione, e queste sono spesso le aree in cui gli italiani trovano il loro orgoglio nazionale piuttosto che nelle imprese militari.